compagneros, Jim Lemon, rieccoci su Darksiders 2. Allora, dobbiamo andare a prendere il secondo schiavetto. Ci serve lui, che è molto Sono bravo. nato dalla polvere. Sì, va bene, sei nato dalla polvere, bravo, apri lì e così andiamo. Grazie, molto gentile. Ok, adesso è inservibile perché passando questa parte qui non lui scompare. Ci sono io solo per aprire. Vedete, op, non può più venire. Infatti, è andato via. Qui cosa c'è? C'è qualcosa. C'è qualcosa. Non me la raccontano giusto, ma c'è qualcosa, sicuramente. Quindi, allora, prima di andare. Visto, visto. Olè. Vabbè, un'armatura, tunica. No, una tunica dello stregone, non mi interessa, però fa lo stesso. Andiamo giù, andiamo avanti. Caricamento. Metti i soliti link, l'episodio delle puntate. Sì, l'episodio delle puntate, vabbè. Io certe volte parlo proprio così, senza collegare il cervello. Volevo dire l'episodio di Le scelte del gamer, il secondo episodio. Qua si deve andare fino a là. E vi saluto un attimo, ci vediamo lì davanti al portone. Ok, rieccoci, ci siamo, eccola al portone. Tutti gli stronzi che vedete qui davanti li ho investiti, una buona parte. Quello lì adesso non si è fatto niente, però vabbè. Entriamo, giudice. Il secondo che dobbiamo sprecare è il giudice. E poi c'è lo solito, ci sono i soliti che rompono. Ma quello lì mi sa che rimane fuori. Sei rimasto dentro con me. Ok. Basta dire sto pensato, andiamo avanti. Ok, avevo staccato, ma naturalmente il mio solito tempismo ha fatto sì che avendo staccato subito dopo è partito. Ma come faremo mai qui? Ma va là, eh? Non l'avrei mai immaginato. Ok, richiamiamo il Sono rinato dalla guardasigilli. polvere, Vai lì, come desideri. guardasigilli, dai su. Opla, bravo. Sei proprio utile, sai? Ok. Oh, eccoci qua. Eccoci qua. Trallallero. Allora, vediamo un po'. Allora, no, qui sotto, qui sotto. No, vabbè, non ci vado più. No, ci devo andare. Scusate l'indecisione, ma devo guardare cosa c'è. Allora, c'è un tasto. Va bene, ci sono due tasti inservibili per adesso. Questo sono, se serve, qua. Fatto ste scale per niente. Vabbè, fa lo stesso. Allora. Vediamo un po' cosa succede. Vabbè, qui ci sono delle armi. Manopole possedute. Oh, ho fatto degli oggetti posseduti. Che brutto che sei. Brutti che siete. Scusate, io non ho niente contro di voi. Cioè, in realtà sì, perché mi attaccate. Ciopa. L'arma. Devo iniziare a imparare a utilizzare le combo perché. Beh, tu chi sei? Chi sei? Vai via! Demonio! Lungi da me! Oi! Oh! Oh beh, sì, beh adesso! Oh, schiacciato! Fallimentare. Vediamo cosa fa questa manopola. Questa leva. Cosa tira sta leva? Tira su quello. Va bene. Può essere utile. In un certo momento può essere utile. Ah, ho capito. Guardate il genio in azione.
dietro. Aspettate, state lì, sono di tempo. Vedrete. Uomini e donne di poca fede. Evocazione speciale. Vai lì. Come desideri. Bravo, grazie. Io evoco il teschio evocato. Yeah, per tutti coloro che giocavano al buon vecchio Yu-Gi-Oh! Non quella merda che è adesso, ma vecchio Yu-Gi-Oh! Porteranno sicuramente il teschio evocato. Oddio, era davvero sburo. Era anche forte. Ma è una merda. Tutte le super power che fanno di là e di qua, che tolgono 7480 con dei upgrade. Sì, vabbè, upgrade, come se fossero dei programmi per computer. Non ho tempo per quelli come te, cavaliere. Beh, ascolto gli appelli dei morti, non dei dannati. Sei, e gli appelli del tuo signore simpatico. Lo servo anche adesso, anche se ricompenserebbe i miei sforzi con un eterno tormento. Hai abbandonato il trono eterno. Direi di sì. Anche qui ci sono anime perdute in attesa di essere giudicate e inviate nella città dei morti. Ok. Ho sentito tre di questi spiriti che vagano nei corridoi. Va bene. Trovali e riportali da me. Prevedibile. Quando li avrò mondati del loro passato, sentirò mondati, che cosa turba il signore delle ossa. Mondati. Perché ascolti gli appelli dei morti? Prima che un'anima possa entrare nella città dei morti, è necessario svelare i suoi segreti e giudicare la sua vita. È un atto misericordioso. Fino ad allora, le anime continueranno a vagare, cieche e perdute. Ok, va bene. Potresti farlo anche te, sempre, hai sempre bisogno di qualcuno. Se non veniva nessuno ad aiutarti, che cazzo facevi? Boh, andiamo, cerchiamo di andare a prendere la prima... Allora, la prima... anima perduta. Tanto io, da bravo deficiente, non ho puntato il timer. Wow, una volta su quanto me la ricordo? Una volta non me lo ricordo, una volta non me lo ricordo, cioè. Sono davvero un'intelligenza pazzesca. Vabbè, te chi cazzo sei? Eh no, cosa fai? Evochi gli stronzi tu? Eh beh, allora devi morire. No, devi morire, non hai capito? Devi crepare. Atroci tormenti. Vabbè, fai anche quello. Guarda, allora utilizziamo inarrestabile. Nelle tenebre sto piccino, eh. Sai che... ma ce l'ha inarrestabile attivo, ma non lo so. Sì, me l'ha attivato. In teoria inarrestabile dovrebbe... sei morto? No. Dovrebbe togliere di più. Adesso a livello in cui sono io adesso non è... ah ok, sei morto. A livello... che cazzo di livello sono? Non dovrei togliere più di tanto, però vabbè. Ho anche i punti abilità da gestire. Non l'ho fatto prima. E vabbè, ormai ci prendiamo la prima anima, poi mi upgrado io. Allora, qui naturalmente se c'è questo coso ci servirà. Sono rinato dalla polvere. Sì, sì, può essere anche rinato dal culo di tua madre, non mi interessa. Sì. Vai, vedi. Ma dai, ma puoi volare, puoi fluttuare, cosa ti serve andare di là? Fai il giro lungo per cosa? Bravo. Guarda quell'altro giochino carino. Ci possiamo trainare. Allora, allora lì mi serve qualcosa per distruggere quelle cose. Allora di qua non ci posso andare. Quindi immagino che tu di lì non ci debba andare. Come desideri. Vai là. Non posso. Sì che puoi. Muovi il culo. Non posso. Non posso un cazzo. Non posso. No! Ma sei uno sfigato. Vabbè, non ci posso andare.
Hai ragione. Allora no, sei intelligente. Ma io se mi butto di qua muoio. Se mi butto di qua muoio. Il mio cane che abbaia. Scusatelo. È un cane. Una mappa inutile. Va bene. Mappa inutile del sotterraneo. Cioè tu quindi qui mi cazzo mi... Ah sì, vabbè. Ah bravo, bravo. No, allora sì, 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 sì. Sì, bravo. E mo? Mo facciamo così, va. Allora, questa la appoggiamo qui. Tu ti sposti intanto. Sposti, scavati. Scavati! Ma ti vuoi... Vuoi spostare? Spostati! Come desideri. Porca puttana. E cosa succede? Succede che... A te... Metti qui. Che cosa c'è? Che cosa ce la fa? Non ce la faccio mica io. No, ce la faccio. Cerca di afferrarti con la nostra terra. Sì, peccato che io non possa afferrarlo. Sai che ho fatto una stronzata. Pazzesco. Però insomma, se è lì qualcosa mi servirà, no? Non ce la faccio andare di là. Ce la fa. Ce la fa. E stacco... Ah no, vaffanculo! Vaffanculo! Mamma mia. Dai mo, vieni su. Bravo. Bravo. Allora adesso te puoi anche vieni con me. Vieni con me! Madonna. Ok. Sto. Fiate. Ma e adesso ti devo girare di là. Sì, ma lì c'era solo quella. Alla fine quella non mi interessava. Ok. Adesso sai cosa devi fare, ragazzone? Prima non ci potevi andare, mo ci vai, vai lì. Sì. Prego. No. Intanto che aspettiamo ci facciamo quattro chiacchiere. Come state, ragazzi? Io tutto bene. Ho iniziato a studiare per gli esami all'università. Voilà. E adesso tra un po' dovrò darti. Bravissimo. Non so come sono messo a timer. Perciò io adesso vi saluto e nel prossimo episodio cercherò di stare più attento. Ciao ciao ragazzi!